fare o non si può fare. Voi l'altro giorno avete detto che non si può fare, essendo una zona sismica, ci sono tutte, poi si sposta la Sicilia, quindi il ponte dovrebbe spostarsi insieme al ponte. Allora, stanotte o ieri notte, se non sbaglio, c'è stata una forte eruzione nelle Eolie, ok? Sì, che è una zona sismica. Le Eolie sono delle isole vulcaniche, no? Tendenzialmente sarebbero a un centinaio di chilometri al massimo dal ponte, il che ci fa capire che se uno di questi vulcani esplode in uno tsunami, si porta via il ponte appena fatto. Facciamolo di legno, così almeno è un bello spettacolo. O di corda, magari. Facciamo il Burning Bridge. Sai che c'è il famoso evento, il Burning Man nel deserto? Facciamo il Burning Bridge. Sì. La volta ogni 50 anni, boom, piglia fuoco e tutti. Bello. È anche sostenibile. Comunque, ma ragazzi, scusa, prego, vai. Nessuno ha capito che il ponte sullo stretto è un McGuffin. È una tecnica narrativa. Il ponte sullo stretto non esiste, non è mai esistito come idea reale. Però costa. Questa idea costa. La stiamo pagando. Ed è lì la narrazione. È lì la narrazione. Un miliardo, vedi tu. Miliardo. Costruisce una trama sul nulla. E poi dici, no, nella valigetta di Pulp Fiction cosa c'era? Un cazzo. Però che fin della Madonna. No, c'era una cosa che brillava e aveva un lucore dorato. Questo lo sappiamo. Però è vero, non lo sappiamo perché. Ma si può fare o non si può fare? Cioè, questo non ho capito. Ci sono degli studi di fattibilità che sono stati realizzati nel corso degli anni. Tendenzialmente. Ma parlo di corda. Facciamo di corda, sai, quelli. O di sputi. Che si muove. Sospeso. Esatto, di corda e le macchine vanno sopra. Ponte tibetano, che è anche divertente da fare con i bambini. O dei tronchi lunghissimi. Non ci sono dei tronchi. Quanto è lungo? No, scusa, facciamo come mai dire banzai. Metti delle piattaforme e poi devi saltare da una all'altra. Con dei punteggi. Sì, bellissimo. Mai abbraccio. Mai dire cacà. Dai, facciamo. Ma sentiamo, allora, siccome si discute adesso, c'è la Commissione Europea che dice che sarebbe onorata di aiutare concretamente l'Italia nel realizzare questo sogno. E quindi in Parlamento hanno le posate e i piatti adesso. Madonna mia. Allora, ragazzi, già ci siamo inculati un miliardo. Quanti miliardi possiamo ancora inculare? Questo in tutte le lingue del mondo, perché anche i tedeschi, inculiamo soldi italiani, tanti italiani coglioni, loro tutte cagate dette, inculiamo. Poi c'è il francese che dice ci mettiamo un po' di fuoco, ci mettiamo la baguette, delle baguette, potremmo fare di baguette, e quando ti rompi il cazzo lo mangi e poi ne fai uno nuovo. Mettiamo un'enorme ascella francese alla fine, però come un ponte, sì, come la mano di Buddha che c'è. Dov'è? Sentiamo cosa ne pensano gli italiani. Ci colleghiamo con quella faccia di merda con i denti gialli di Bruciani e il suo troppo esagerato. No, giusto. Lui è proprio fastidioso, cioè lui poi l'altro, Parenzo, simpaticissimo. Ma tu ti lamenti di me, ma dai. Sì, no, ma tu sei un angelo a confronto. È che non lo possiamo offendere, poi ti manda la denuncia. Ma vai a cagare, dai, metti il blocco, andiamo, vai. Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto è noia. Allora, come all'inizio di ogni governo, si torna puntualmente a parlare di ponte sullo stretto. Oggi lo fa Salvini, che però nel 2016 aveva un'idea completamente diversa di questa infrastruttura. Sentiamo questa intervista da Mirta Merlino. Ah, ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni. E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono, vanno a binario unico. Ecco, quindi fino a 6 anni fa Salvini era convinto che il ponte sullo stretto fosse una colossale merdata. Oggi improvvisamente, siccome i soldi deve spendere lui, è convinto che invece sarà una grande infrastruttura. E aspetta, la faremo anche ecosostenibile. Di che cosa cazzo lo fai, Matteo? Di bambù lo fai? Di carta? Lo voglio sentire voi, perché magari sono io che penso sbagliato sul ponte sullo stretto. Vai, apriamo con il Lota. Lota, vai, ponte sullo stretto, Lota, vai, ruota libera. Basta prendere il traghetto da Villa San Giovanni, arrivi a Messina. E allora perché vogliono fare il ponte sullo stretto? Perché che l'usciamo di Sabine ha qualche voglia. Deve far avanzare. Ma poi hai sentito che no, ma poi non si può fare perché ci sono gli uccelli che poi vanno a sbattere sul pilone. Sì, gli uccelli vanno a sbattere nel culo, secondo me. Grandissima luta, mamma mia, quante ti schifo. Tu e quella merda la merda mamma della tua famiglia. Io sono venuto col mio reddito di cittadinanza. Sì, esatto. E tra 8 mesi quella
Fammi sta zitta, me lo levo. Morto di fame, morto di fame. Pezzente, dovrai andare a lavorare. Ma tu, sai dove andrai a lavorare? Andrai a fare i piloni. Ma io voglio lavorare, ma Cruciani. Ma tu non vuoi lavorare, tu non vuoi lavorare. Cosa, no, io prendo i reddito di cittadinanza da 4 anni. Sono stato a disposizione 4 anni. Per dei colloqui, robe, non mi hanno mai chiamato. Io, mo, sai cosa pretendo? Il TFR. Sì, TFR, tu frutto di quanto ti schifo, quindi. Ma io ti revello. Però sai, l'unica cosa per cui sarei felice che facessero il ponte sullo stretto e che quando ti manda a fanculo puoi andarci fino a Trapani. Ciao. Andiamo con Palmino dalla Calabria, vai Palmino. Ponte sullo stretto. È una cosa buona, è una cosa buona. È una cosa buona, perché è una cosa buona? Spieghi. È perché è una cosa buona, è una cosa buona, è una cosa buona. Sì, non, se lei ripete una cosa 3 volte non diventa migliore, eh. Questo effetto è sciopero, è sciopero, è sciopero. È sciopero, è sciopero, è sciopero. Non ho capito un cazzo di quello che dici, non ho capito un cazzo di quello che dici. No, ciao ciao, manca un ciao, pronto! Con chi ho parlato? Con un eco? Un altro? Andiamo da Ricky, sempre dalla Calabria, fai Ricky! Ciao, ciao, cioè, che cos'è sta roba? Come che cos'è? Questo è un programma radio e stiamo parlando del ponte sullo stretto. Lei è favorevole? Siccome, che... siccome tante persone chiamano e pigliano per il culo, pri. Beh, c'è anche una motivazione di base. Lei sembra una persona sprovvista di intelligenza. Ce l'ha il pollice opponibile? Wow. Lei ha il pollice opponibile, sì. Lei, no, io ho il cazzo opponibile, le serve? È in grado di accendere, di usare sì, un accendino? Fino al suo culo, sì, fino al suo culo. Perché dice le parolacce? Ma cos'è? Mi lei piace. È una scimmia bonobo, lei lancia le feci sì, sì, sì. Per avere sì. ragione, eh? Non lo so, mi sembra che puzza. Al telefono lei riesce a vincere il mio odore da. Lei un X-Men. Dai, veloce, dimmi cosa vuoi che ho da fare. Dai. Dalla voce direi che è più un XY-Man. Sì, eh? Sì, sì, sì. Un genio un po' ballerino da quella parte. Dimmi chi sei, cosa vuoi, dai, veloce. Bestia, asino del presepe. Torna nel presepe vivente. Un altro. Mamma mia. Andiamo a Spinea, Spinea, dove c'è il nostro camionista preferito, il mitico Cren. Vai Spinea, vai. Dammi del ponte, non mi interessa un cazzo, Cruciani. Sì. Tu sei camionista, potresti fare una tratta in più. Ma io non arrivo fino a là, Cruciani. Mi interessa de figa, no ponte, mi interessa solo de figa. Ma non l'hai mai vista, l'unica volta che hai visto la fica è quando ci sei uscito, ammesso che tu non sei uscito da culo. Mia sorella ce l'ha la fica, sì. Se ti vuoi che te porti in mona, Cruciani, bisogna che ti vieni via con me. Tu al massimo ti carichi i travestiti in Slovenia. No, mi ti aspetto, se da un tocco che ti aspetto a Venezia, a Spinea, a bere sprisco mi. Ma non me ne frega un cazzo di frequentare un alcolizzato. Porto in mona, tu vai solo con il ponte, te faccio mil ponte qua, blocca che ho. Sì. Faccio il ponte di Messina. Ma dai, su, che ci avrai una. Ma va, su, avrai un fonzi al posto del cazzo, dai. Ti dica maniame a tega. Se cosa hai detto? Da un bel tocco, ti dica maniame a tega. Non sono interessato a brucare il tuo pene, non sono interessato. Non mi interessa. Sotto l'albero cazzo. In alalce ti vuoi, ascoltami mi, ti questo... trovi un bel regaletto. Ma dai. E ti ho cazzi in culo. Ma vai, su. Ascoltami sì, mi. Sì, dimmi, dai. Mangimi a tega. Sì. Ed è un tocco che non ti mi mangi neanche il cappeotto col cren. Sì, se mancava il cappeotto col cren. Sì. Madonna, se te becco, cosa? Te rovino. Ma cosa rovino. Vuoi fare? Cosa vuoi fare? Te rovino. Sei un ognomo? Sei sì, un ognometto? Ti hai i coglioni. Ma ti hai i coglioni. Ti vieni e dopo te faccio mangiare il cappeotto col cren. Ti metti le zeppe per guidare perché non arrivi ai pedali, nano! Ciao. Manimi a tega ancora! Bene, sì, va bene, dai, la metto nel pranzo di Natale, ciao papà. Ciao, ciao. Ma che telefonata! E chiudiamo con l'amico mio! L'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio! Ah, Cruciani, stai buono. Cosa c'è? Non voglio litigare. C'hai l'australiana, litigare. Allora, tu mi devi chiamare, sì. Quando avrai intenzione di chiedere scusa. Sì, non ti devi arrabbiare, devi accettare il fatto di essere un pazzo antisociale pericoloso per la comunità. Io non sono pericoloso per la solità. Ma è così che si le no, sono pericoloso per la società, sì. sono pericoloso per te. Ma secondo perché te? Perché sei tu un. Tu non sei coerente. Non riesci a fare una cosa. Non sei coerente. Ma cosa non porti rispetto alle donne. Ma che cazzo me ne frega? Non me ne frega un cazzo. Ancora non l'hai capito dopo tanti anni che delle donne non me ne frega un cazzo. Chiamami quando sei in grado. Tu hai un complesso. Tu hai un complesso di inferiorità. Hai capito? Tu hai un complesso di inferiorità nei miei confronti. Complesso di inferiorità. Dici sempre le stesse tre cose. Dovresti fare i tuoi baci perugina con dentro le tre frasi. Sei un onto, sei una merda, chiedi scusa a tutte le donne. Tre frasi avresti tu sui tuoi baci. Riccardo Cruciani però. Esatto, sì, tre frasi, basta. Sei l'unico maledetto onto del terra che non sopporto. Tu non mi sopporti perché hai un complesso di inferiorità. Esatto. E questo, quando parli tu io sento questo. Allora, no, io non ti rispetto. Pensare zitto,
no, non ti rispetto. Quello che ho da no, perché tu non hai niente da dire. Non hai niente da dire. Non hai niente. Zero, zero, tu non ascolti, poi parli sopra come un coglione. Hai capito? Sì, sì. Una maledetta merda. Sì, eccolo. Non ho mai detto. Ecco, dici solo questo. Disco rotto. Oh, disco rotto. Oh, disco rotto. Che cazzo mi chiami? Io voglio stare. Stai zitto. Disco rotto, disco rotto. Quando parlo io tu devi. No, perché tu non parli. Ma l'educazione maledetta merda. Se non te l'hai insegnato i tuoi genitori. Devi farti vedere. Vieni Vai. Giù e parliamo di economia. Ma, parliamo quello che ma vuoi. Ma di che cosa vieni vuoi giù, parlare? Analfabeta. Porta di Grayskull! Il potere a me! Bastardo! Ti farò fare la fine che fece Marcantonio Grigolì! Maledetta merda! Ti scorticherò vivo quando ti troverò! Te lo prometto, brutto onto, bastardo! Te lo prometto! Cazzo prometto! Ma chi? Marcantonio chi? Di cosa sta parlando? Chi è questo Grigolito?